Allora, pare che GoPro quest'anno voglia uscire non con uno, non con due, non con tre, ma con ben quattro nuovi modelli di videocamera e internet è impazzito. Video del genere sono l'occasione perfetta per fare le presentazioni. Quindi, ciao, io sono Giuseppe e mi piacerebbe tantissimo dirti che su questo canale mi occupo solo di videomaking. In realtà sono molto più stressato di così perché su questo canale mi occupo di creazione di contenuti a 360 gradi. Quindi, sì, trovi tanti video che parlano di videomaking, tanti video che parlano di attrezzatura, tanti video che parlano di editing, tutorial, come si fanno effetti speciali, sound design, robe veramente fighe. E chiaramente, sì, trovi tanti video che parlano di action cam, che è una mia grandissima passione, come sanno tutti quelli appunto che mi seguono. Quindi, se è la prima volta che vedi questa faccia, qua sotto trovi il pulsante per iscriverti al canale e la campanellina, attivala così YouTube ti notifica appunto quando arrivano nuovi video. Che cosa sta succedendo? Allora, succede che, come spesso accade, le grosse big tech company a fine anno fanno la classica conferenza stampa e quindi GoPro non è da meno. E quindi nella fine quarter 2000, 2021 appunto hanno fatto questa conferenza stampa in cui sono state dette delle cose veramente molto molto interessanti. Mea culpa, perché io di recente, ti lascio il video qui, ho parlato proprio di aspettative action cam nel 2022, quindi che cosa possiamo aspettarci da tutti i brand per quanto riguarda il panorama dell'action cam, cosa aspettarsi, cosa non aspettarsi, e questo speech, questa call appunto di GoPro, sinceramente mi è sfuggita, quindi faccio ammenda e faccio questo video perché ci sono veramente delle cose interessantissime. Allora, ovviamente l'intera conferenza stampa è stata parlata, ma qua sotto in descrizione ti lascio un link in cui puoi vedere la trascrizione completa, tutta in inglese chiaramente, di quello che è stata appunto la conferenza stampa in cui i vari giornalisti facevano le varie domande al buon Nicola, uomo di legno. Io la leggo da qui, mi sono appuntato alcuni punti e faccio una traduzione direttamente così on the fly dall'inglese, che il mio inglese non è fantastico, ma ci provo, comunque non è difficilissimo. Allora, in realtà la conferenza stampa si è aperta con Jalen Hoover, spero si pronunci così, che è la vice president di GoPro, in cui ha fatto tutta una serie di presentazioni e poi ha dato la parola al buon Nicola, uomo di legno, È partito subito parlando un attimino di soldi, ecco, giusto per partire in sprint, e dice che abbiamo con successo lanciato un nuovo hardware e software innovativi e le offerte di sottoscrizione per il primo anno and for more direct to consumer, direttamente al consumatore. Questa è stata una strategia centrica, appunto, su cui abbiamo basato la nostra strategia per aumentare le revenue, i margini, i profitti e quant'altro. E comunque alla fine dell'anno si è concluso con 539 milioni di dollari, che dice essere continuare questo trend del 30% anno dopo anno di guadagni da parte dell'azienda GoPro. Comunque, chi se ne frega, complimenti comunque a Nick. Poi dice che l'effort speso per questa posizione diretta verso il consumatore ha fatto guadagnare a GoPro 815.000 nuovi sottoscrittori abbonati nel 2021. Per abbonati ovviamente si intende questa strategia di GoPro di farti appunto abbonare al GoPro Plus e avere le camere in sconto, tutta una serie di accessori in sconto. Comunque, apparentemente questa cosa nel 2021 gli ha fruttato 815.000 nuovi abbonati. Alla fine del 2022, questa è la parte interessante in cui internet è impazzito ed è il fulcro di tutto quanto, perché appunto lui prosegue dicendo: alla fine del 2022 noi abbiamo in piano di aumentare la nostra offerta hardware da due prodotti, da due tipologie di prodotti attuali, che sono la Hero, il prodotto Hero, quindi la Hero 10, l'ultima uscita, e il prodotto Max, quindi la GoPro Max, a quattro distinti prodotti come videocamere, quindi quattro nuove videocamere distinte. E ci aspettiamo di espandere ulteriormente nel 2023 questa proposta hardware. Quindi già qui c'è il nocciolo della questione. Nick Woodman sta dicendo che nel 2022 ci saranno ben quattro nuove proposte hardware, nuove quattro videocamere. La situazione, la conferenza stampa prosegue e c'è questo
Eric Woodring, un giornalista, a quanto pare che continua a fargli domande e nella fattispecie gli dice: hai menzionato che espanderete appunto la vostra proposta hardware a quattro differenti modelli e che questa cosa appunto sarà maggiormente espansa nel 2023. Quindi dacci qualche dettaglio in più, aiutaci a capire la direzione che state prendendo. E Nick Woodman risponde: allora, noi abbiamo attualmente appunto due camere che sono la GoPro Hero, la Hero 10 quindi in questo caso, e la GoPro Max. Quello che lui aggiunge è che c'è una grande opportunità, lui vede una grande opportunità dal punto di vista del mercato, e più professionisti, più consumatori necessitano di delle attrezzature più specializzate che non siano soltanto la GoPro Hero e la GoPro Max. E continua, prosegue dicendo: noi pensiamo che possiamo andare nel futuro e ci saranno più che semplici camere di tipologia Hero che possono, diciamo, aumentare le performance dal punto di vista aziendale, ecco, mettiamolo in questo modo. La situazione prosegue e un altro giornalista gli dice: penso che tu puoi comparare questa cosa che stai dicendo a quello che è già stato diciamo nel passato. Quindi nel passato tu già hai adottato la strategia di avere più modelli di videocamere. Ecco, che cosa intendi effettivamente quando parli di più modelli di videocamere? E Nick risponde: se tu ti stai riferendo alla nostra buona strategia di avere tre differenti posizionamenti di prezzo per quanto riguarda le nostre videocamere. Però lui specifica, attenzione a questo punto, che non è banale. Facciamoci un attimino una riflessione. Queste tre tipologie di prezzo erano molto similari perché erano costruite per gli stessi use case, cioè per lo stesso scopo. Quindi tu potevi attrarre la stessa tipologia di consumatore. Quindi avevi l'entry level, il prezzo entry level, il mid level e l'high-end customer level. Quindi praticamente si sta riferendo alle tre proposte che sempre ha avuto GoPro: la white, la silver e la black, che appunto erano differenziate per quanto riguarda il prezzo. E lui dice: queste però tre proposte erano per la stessa tipologia di consumatore. Se noi guardiamo avanti, noi pensiamo sia importante costruire qualcosa di differente e specializzare e che sia specializzato per le diverse tipologie di utilizzo, in modo da poter attrarre un nuovo gruppo di utenti che cercano qualcosa di diverso rispetto a quello che è stata la proposta Hero. Quindi la Hero 10, le classiche, la serie Hero che abbiamo avuto finora. Lui aggiunge, diciamo, fa una similitudine, praticamente è come se tu hai uno Swiss Army Knife, sarebbe un coltello svizzero da militare, ok? Che può fare qualsiasi cosa per alcune persone. Quello che stiamo cercando di fare noi invece è costruire non un coltello svizzero che può fare tutto per alcune persone, ma più coltelli specializzati, ok, che possono assolvere a determinate tipologie di prodotto. E niente, poi vabbè, c'è tutta un'altra serie di botta e risposta, ma comunque le parti salienti fondamentalmente sono queste, ma vi lascio, ripeto ancora una volta, il link sotto in descrizione. Allora, che cosa sta succedendo? Proviamo un attimino a ragionarci sopra. Ovviamente Nick sta dicendo: ci saranno quattro nuove proposte per quanto riguarda le videocamere GoPro, quindi quattro nuove proposte. E alla domanda se questa strategia sia simile a quella che è stata in precedenza, quindi avere quattro proposte, meglio, in passato sono state tre, quindi la silver, la white, la silver e la black, lui taglia, diciamo, subito corto e specifica che non sarà questa la strategia. Non usciranno con quattro nuovi modelli che hanno bene o male le stesse caratteristiche. Sì, lì c'hai la feature in più, lì non ce l'hai e quindi costa di meno, ma fondamentalmente l'unica cosa che le differenzia è il prezzo.
perché la strategia adottata finora, in questo modo tu vai a colpire soltanto una certa tipologia di consumatore, che è quello appunto che ama il panorama GoPro e semplicemente ha un budget e sceglie se prendere la telecamera che costa di meno oppure quella che costa di più, ok? Non avremo questa strategia. La strategia che adotteremo è diversificare il nostro parco prodotti, in modo che ogni prodotto che noi lanciamo sul mercato vada a colpire una determinata fascia di utenza che ha delle determinate e specifiche necessità piuttosto che un'altra. Non è una questione di prezzo, è una questione di possibilità. Oh, quindi che cosa ci come la possiamo tradurre noi tutta questa storia? Sicuramente non vedremo una Hero 11 che sarà differenziata in white, silver e black. Non ci sarà una situazione del genere. È molto probabile, è molto auspicabile che GoPro stia andando verso fondamentalmente quello che già stanno facendo altri brand, cioè avere tante tipologie di telecamere che a livello anche di estetica, di form factor, saranno molto differenti tra di loro, ognuna con caratteristiche differenti, che potrà appunto andare a servire specifici contesti di utilizzo. E questa cosa, ragazzi, è una figata. Io sono molto contento che sarà in questo modo. Sicuramente, vi dico la mia, ci potremo aspettare una nuova GoPro Max, perché quello lì è il panorama 360 e probabilmente GoPro continuerà a pompare sul panorama 360 perché è il futuro. È chiaro che nessuno fa un passo indietro sul 360, semmai si fanno 10 passi in avanti, tutti lo vogliono fare. Quindi avremo una nuova GoPro Max. Sicuramente continueremo ad avere la proposta Hero, quindi ci sarà una Hero 11 e sono due. Quali saranno gli altri due? Beh, raga, questa è tutta chiaramente la parte speculativa. Ci possiamo aspettare un prodotto che ritorni a essere un po' simile a quello che è stata la GoPro Session? Può darsi. Quindi si avvicina un po' alla proposta di DJI Collection 2? Può darsi. Possiamo aspettarci qualcosa di molto molto piccolo, ancora più piccolo, come può essere una proposta, chiaramente dal prezzo basso, come può essere la proposta Go 2 di Insta360? Può darsi pure. Su questo terzo modello, secondo me, può essere un ibrido o può essere, diciamo, una scopiazzatura, permettetemi il termine, oppure un ritorno al passato, alle vecchie origini della GoPro Session, che comunque è stata molto apprezzata dal pubblico. Il quarto modello, ragazzi, sinceramente sul quarto modello non ho assolutamente idea di che cosa aspettarmi. Sono super curioso, ma non ho assolutamente idea di che cosa potrà essere. Una camera modulare? Non lo so, vi giuro, ragazzi, non ho assolutamente idea. Però vi dico una cosa, sono veramente contentissimo di questa linea di condotta, di questa strada che vuole prendere GoPro. GoPro, brava, ritorna a fare quello che sai fare meglio, cioè innovare, cioè sorprendere, cioè arrivare nel mercato con prodotti nuovi, freschi. Sicuramente quello che hanno capito, ed è chiaro, si evince chiaramente da questa conferenza stampa, è che GoPro non voglia più restare stagnato sul singolo modello di video. Poi la GoPro Max è quasi sparita, cioè nel senso non ne parla neanche GoPro. GoPro lancia la Hero 10, ma della GoPro Max se ne sono dimenticati pure loro, non ne parla più nessuno, anche perché chiaramente i competitor sotto questo punto di vista hanno veramente dato botte fortissime a GoPro. Comunque, sono, ripeto, ancora molto contentissimo, perché siamo noi consumatori che alla fine gioveremo di tutto questo. Chiaramente queste parole sono una conferenza stampa, non lo sanno ancora neanche loro esattamente. C'è un punto in cui parlano di studiare che cosa può servire al mercato, quindi posizionarsi e che tipo di prodotti per potersi posizionare su tutta la grande fascia del mercato che può essere, quindi non lo sanno probabilmente neanche loro quali saranno questi quattro prodotti. Probabilmente questi due, i primi due, saranno una nuova GoPro Max e la GoPro 11. Per gli altri due dovremo semplicemente aspettare, ma io sinceramente non vedo l'ora, visto che dobbiamo aspettare, e sicuramente non mancherò di tenervi aggiornato ogni volta che mi arrivano novità in merito. Mi raccomando, se sei nuovo, qua sotto trovi il pulsante per iscriverti al canale, la campanellina, attivala, così GoPro, sì, GoPro, no, può essere che anche GoPro ti notifica che ci saranno nuovi video di Pepino, chi lo sa in futuro. No, YouTube ti notifica appunto quando ci saranno nuovi video in arrivo. Grazie mille per essere stati con me e aver fatto questa chiacchierata. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali secondo voi saranno questi quattro prodotti, o i due, diciamo, più misteriosi, ecco, mettiamolo in questo modo, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!